Eccoci qui, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Sono sul passo dello Stelvio, sto scendendo direzione Bormio per andare ad affrontare l'Umbra il Pass o Gioco di Santa Maria, che è quel passo di montagna che molti di voi avranno visto salendo sullo Stelvio venendo da Bormio, che porta in Svizzera e che molti di voi si saranno chiesti come sarà, dove porterà, perché chi viene allo Stelvio di solito tende a fare tutto lo Stelvio. È quello che faccio anch'io tutte le volte, faccio lo Stelvio almeno una volta l'anno e l'Umbra il Pass l'ho fatto una volta sola in 14 anni che vado in moto, quindi questa è la seconda volta. Ne approfitto per farci un video dedicato, così anche voi potete vedere com'è questo sasso di montagna. Ieri sera ha piovuto leggermente, questa mattina è eccezionale, sono le 8:40, ci sono 6 gradi. Ho passato un'ottima notte allo Stelvio e ora eccoci qua, cambiamo direzione, affrontiamo questo passo di montagna. Qui c'è la dogana, ma non ci sono particolari controlli, anzi non ce ne sono proprio. Siamo in tempi di Covid, avevo letto comunque sui forum che la gente entrava e usciva liberamente. Io comunque ho il Green Pass. Ah, ma che bello! Quindi la strada passerà qui sotto adesso, ok? Proprio al centro della valle. Questo è un piccolo preambolo di quello che ci aspetta, un bel taboga di curve, asfalto molto bello. Ora siamo in Svizzera e quindi ci vuole qualche accortezza aggiuntiva nei confronti dei limiti di velocità che, se superati, come tutti saprete, portano a multe molto salate. Però devo anche dire che solitamente i limiti di velocità in Svizzera sono piuttosto ragionati, quindi capita molto meno di trovare situazioni come in Italia dove i limiti cambiano in continuazione, 50, 60, 70, 50, così sono molto più fluidi da questo punto di vista e in alcune situazioni sono anche più elevate, perché in passato mi è capitato anche di fare passi di montagna dove il limite era di 90 all'ora e praticamente era impossibile tenerne più di 70-80 per non ammazzarsi. Anche qui, da quel che vedo, il limite è di 80 all'ora. Sì, ok, si possono raggiungere in qualche punto, però mi sembra una velocità più che adeguata.
po' di moto, finalmente. Tutti svizzeri. Devo dire che è un passo molto bello, perché l'asfalto è in ottime condizioni e la cosa tutto sommato non mi stupisce, ma anche per la dolcezza delle curve e dei tornanti, che comunque sono piuttosto ampi, quindi insomma si possono fare in seconda o terza marcia senza particolari problemi. E questa è Santa Maria, il primo paese in Svizzera che si incontra scendendo dall'Ombra del Pass. Paola. Bene ragazzi, allora il video è terminato, vi ringrazio per la visione, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se avete qualche suggerimento sia per il video che per i posti da vedere, e magari c'è qualche posto che riesco a andare ad esplorare nelle prossime uscite. Guarda che bello, guarda che bello. Quindi vi ringrazio tutti.